Sono 58 le aziende abruzzesi finanziate grazie al sostegno del Fondo per il microcredito creato dal Movimento 5 Stelle, con una media finanziata di 20.793 euro per un totale di 1.200.000 euro. I consiglieri in soli 3 anni hanno rinunciato a quasi 500.000. Di queste 58 aziende, 11 sono nuove imprese. Gianluca Ranieri, Sara Marcozzi, Domenico Pettinari, Riccardo Mercante e Pietro Smargiassi hanno illustrato in conferenza stampa i dettagli dell'iniziativa. Ranieri ha detto in particolare che in Abruzzo c'è sempre più difficoltà all'accesso al credito. Le imprese non riescono ad accedere ai normali canali del credito e così devono ricorrere al microcredito. Tutto questo commentano ancora i grillini, mentre siamo ben lontani da quanto promesso nel 2014, quando la Giunta d'Alfonso promise 100.000 posti di lavoro. La realtà è invece che sono stati persi 18.000 posti di lavoro in Abruzzo. Quindi l'accesso al credito è una delle misure essenziali per la regione, altre sono per esempio la riduzione del cuneo fiscale, altre ancora politiche di facilitazione per le piccole aziende. In Regione Abruzzo, ha aggiunto Domenico Pettinari, è depositata una proposta di legge a prima firma di Marcozzi per il dimezzamento degli stipendi dei consiglieri regionali, che non è stata mai discussa, come l'abolizione dei doppi e tripli vitalizi, sempre a prima firma di Marcozzi. E oggi ci sono 5 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che si sono dimezzati gli stipendi. Per aiutare anche gli altri abbiamo preparato una legge che abbiamo presentato, legge che però purtroppo è stata rimandata di nuovo in commissione, una legge molto semplice che semplicemente riduce gli stipendi, l'indennità di carica dei consiglieri regionali e riduce anche in parte i rimborsi. Non sono necessari a nostro parere, se noi riusciamo a lavorare con più o meno la metà dei nostri emolumenti, la stessa cosa potrebbero fare gli altri. Dicevo, noi in 3 anni abbiamo messo insieme 500.000 euro da questi tagli, se lo facessimo tutti quanti, dico tutti quanti a livello nazionale, abbiamo circa 800 consiglieri in Italia, in 3 anni risparmieremo 1 miliardo di euro. Il direttore generale di Credit Fidi di Confartigianato, Daniele Giangiulli, ha sostenuto l'iniziativa del Movimento 5 Stelle. Non sono stati fatti finanziamenti a pioggia, ha detto Giangiulli, ma sono state finanziate 58 aziende che stanno lavorando e producendo. In Abruzzo abbiamo perso 12.000 posti di lavoro solo nell'artigianato, anche perché mancano misure regionali sulle medie e piccole imprese. Per questo, ha detto Giangiulli, incalzeremo la regione Abruzzo per sbloccare almeno i fondi della vecchia programmazione e poi parlare di quella 2014-2020 su cui siamo completamente fermi. In un momento in cui la regione è ferma sulla vecchia programmazione non riusciamo neanche ad ottenere lo sblocco dei fondi, né tantomeno si parla della nuova programmazione, perché non riusciamo neanche a sapere quali sono le intenzioni della regione di come vuole impiegare, di come vuole sostenere le micro e piccole imprese per quanto riguarda l'accesso al credito. Con il Movimento 5 Stelle siamo riusciti, diciamo, a varare una misura che è molto facile in termini di fruibilità e che è a disposizione soprattutto delle micro e piccole imprese abruzzesi, quindi una misura ottimale. Auspichiamo che la Regione, ripeto, al più presto possa varare delle misure per le micro e piccole imprese, che sono quelle che storicamente hanno più difficoltà nell'accesso al credito, altrimenti saremo costretti anche a fare delle azioni forti, delle manifestazioni pubbliche per far sentire la nostra voce. Si dimezza gli stipendi senza una norma, un regolamento, una legge, loro non approvano la legge invece per dimezzare. Rispetto al mercato anche un tasso leggermente più basso, è una dimostrazione importante.